Noi abbiamo scritto un film e stiamo cercando una produzione. Oh, e che film è? È un film corto, coraggioso, corale, comico. Comico, comico. Un film comico! Un altro, la gente non ne può più di film comici. Ah no? No. Vabbè, però questo è anche un film d'azione. La gente detesta la violenza in sala. Però questo è anche un film d'amore. Indosserò le mutandine che ti piacciono. Stefano, ok? Ancora questo amore. Basta, la gente non vuole vedere film d'amore. Non ci sono problemi. Tu mi dici che film devo fare e io lo faccio. E vabbè, però allora la gente che film vuole però? Che film vuole? Non lo so, io non lo so, non lo so. Ma secondo voi se non sapevo, io stavo qua a parlare con voi, non lo so, andate via. Lasciatemi solo, perché io non lo so. Bianco di Babuduyu, dal 17 marzo al cinema. Quindi voi vorreste i soldi miei per fare il film vostro, giusto? Ma voi, no? Chi siete voi? Pino gli anticorpi. Secondo la rivista GQ, le commedie più divertenti della storia del cinema, quindi in assoluto quelli che le hanno fatto più ridere, sono al primo posto Una notte da leoni, che sì, è divertente però, primo posto, al secondo posto Borat, al terzo L'appartamento, che è un film vincitore di 5 premi Oscar diretto da Billy Wilder, al quarto c'è il più strano, Il laureato con Dustin Hoffman, si vede che gli ha fatto molto ridere, e al quinto posto c'è Brian di Nazareth, interpretato dal gruppo comico inglese dei mitici Monty Python. Che dite, siete d'accordo con questa classifica? Io mica tanto, vi dico la verità. Scrivetemi la vostra nei commenti qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate e cliccate qui accanto per tanti altri video, anche divertenti, eh? Ciao!